Ciao bambini, bentornati su quei due. Volevo saltare, perché non si salta nei giochi? Io posso saltare nella vita reale, perché cazzo non posso saltare nei giochi? Hai mai visto un soldato che salta? Io no. Quindi se c'è una pozzanghera da saltare, loro piuttosto ci c'entrano dentro. Per quello indossano gli scarponi. Io non so dove cazzo sei, ma siamo allo stesso posto. Shooting range. Dove sei? Vai davanti al baracchino, lo Sueños. Ti ha sparato, ti senti? Io sono allo shooting range. Oh, eccoti qua. Oh, quindi? Non so se è brutto. Eppure tu fai schifo. E non so come si gioca. Vieni, segui me. Allora, si viene qua sotto. No, quanto è burocratico è diventato. Poi? Madonna, mi lagga tutto coso. Allora. Mi lagga tutto. Quindi puoi modificare il tuo... Ingiocabile. Sì, lo so. Madonna, ma a te è peggio che a me. È ingiocabile. C'ho una 3080. Porta la gonna. Allora, dillo insieme a me. Quando Mario ha scelto di giocare alle console, aveva... Non lo dirò mai. Ma Ready or Not non esiste per console. Non ci potresti giocare, quindi non rompere i coglioni. Invece qua ci puoi giocare alla grande, no? Quando tu giocavi a Dark... Mi fai partire la partita! Vieni qua, hai fatto il loadout. Sì, sti cazzi. No, spara in goccia la gente. Allora, vieni con me. No! Porto Rio... Ma devo veramente, è così burocratico, devo andare piano, a... allora, devo qua fare una cartolina, ogni posto la ha il suo sì, particolare. Strafotte. Allora. Prima era una stanza, qua, era molto meglio. Era che molto meglio, qua. Vieni qua. Allora, prima si passa qua. Qua puoi personalizzare il tuo personaggio. No dai, che palle, io volevo sparare in goccia le persone. E ma andiamo, ci sono i terroristi. Ah, ma ci sono quelle cose bloccate, no, veramente mi shop, ispira ai terroristi. Pure lo shop ci sta. Hai fatto? Sì, sta, me ne frega un cazzo. Adesso andiamo ad avviare la missione. Questa è la sala del briefing. Ah, oh, madonna. Allora, si viene da questo signore. Qua. No, dal piuttosto... signore. Si viene da questo signore. Ma lo si fa? Saluta perché lui è... Poi andiamo al tavolo e da qui c'è l'interazione per avviare la missione. Tu devi essere fortunato perché ci hai messo 5 minuti a iniziare. Giocato. Io e Giuseppe ci abbiamo messo 40 minuti a capire come cazzo si andava. Come posso immaginare? Portogan va bene. Le bestemmie che abbiamo potuto fare. Portogan va benissimo. Portogan è perfetto, non so come si avvia. Mission select, seleziona una bella missione. Ah. Poi devi mettere Y, fai Y per dire... Sai che c'è? Vado a fare un giro sul comune, gli vado a chiedere delle cose random. Sì, facciamo prima. Tanto è meglio. Andiamo all'anagrafe, agli uffici dell'anagrafe. Oh, che figa! Bellissimo. Andiamo. Ti ricordi i tasti? No. Scusa, porca puttana. Non se l'ha messo per terra, io l'ho gridato una volta. We have a dead suspect here. Ma sta a piangere. Ma lo senti? Sì, è ancora vivo, ancora. Ma no, ma era morto, ho fatto il dead report. Eh beh, era ancora parlo. Ma sta ancora... Ma lo senti? No, perché mi sono allontanato ormai. No, ha smesso. Però era molto divertente. Ah, la torcia l'accendi con il laterale del mouse. Io ci ho messo il coltello. Invece è importante la torcia qua. T'ho perso per sempre, non ci ritroveremo mai. No dai, basta che non mi... Comunque spari. Nei giochi tu ti lamenti di me, ma quando cazzo te ne stai andando a zonzo? Ma tu mi bloccavi tutto qua. Ma io stavo a sentire che quello si lamentava, tu senti uno che si lamenta e se ne va, ma che senza cuore sei? Ma che cazzo, gli ho sparato in... No. Guarda, stava... La rotola si stava proprio andando via. Meno male che hai sparato di merda. L'ho visto perché uno... Allora, dove andiamo? Non lo so, tu sei di... Io non ho mai giocato a sta mappa, quindi possiamo provare ad andare di qua. Oh. Occhio, ci sparano. Chi è che mi sta sparando? Dalla profondità, qui. Porca madosca. Affacciati, figlio di puttana. A destra del container. L'ho visto dopo. Tiro una granata. Ma non ci possiamo passare. Mannaggia la puttana. Abbiamo fatto il giro. Fare il giro. Tu che c'hai la torcia, mi illumini il percorso. T di torcia, L di light. Ah, ma posso... Arco! Occhio, uno a destra e uno a sinistra. L'ho preso.
Mettiti giù, mettiti giù. Mettiti giù. Ok, lo sto mettendo in sicurezza. Ti metto in sicurezza anch'io, devo. C'ho tutto un sanguinamento qua, ma non ti preoccupare. Sì, pure io sto a morire, ma non fa niente. H di luce. Però se devi buttare le cose come. Ho tirato una granata preventiva però, eh. Oh, è diventato arma. Oh, ce n'è uno, ce n'è uno, ce n'è uno. Perché è diventato arma? Guarda che non si poteva saltare neanche prima, eh. No, ma quando miri non ti puoi muovere. Oh, come no? Occhio. Ce n'è uno. Porco. Due. Preso. Tu sei morto? No, no, sto bene. Perché dove sei morto? Arca troia, m'ho sparato! Sei morto? No. Io quasi, eh. Vedo una torcia, ma non so se sei tu. Oh! Preso. Questo so io, ti sto a fare i segnalini. L'ho ammazzato. Mi hai messo in sicurezza questo? Ancora si rialza come i zombie. Qua dobbiamo cominciare a riportare i cadaveri, eh. Tu riporta quello nella porta, io questo qua in fondo. Ho fatto scivola per terra come un vero professionista. Io sono entrato nella struttura qua, eh. Aspettami che ne ho fatte secche già un altro, devo andare a riportare. Tu vedi che è diventato burocratico ammazzare persone qua. Non puoi uccidere le mi persone. Mi sta sparando qualcuno! Mettiti al coperto, arrivo! Non so da dove. Ah! Porta la gonna! Comunque è troppo burocratico, eh. Ma quando cazzo è burocratico? Porca madosca! Però adesso almeno ho un'idea generica di come funziona. Questo... Guarda che bella, guarda. Praticamente te la spiego, c'è la festa di sta dodicenne. Sì. Sono arrivate il baby gang. Aspettami, Cristina! No, volevo che si scoppiava il palloncino. È scoppiato? Sì. Ma gli hanno regalato sta macchina a chiunque abbia fatto il compleanno. C'è un fiocchetto sulla macchina. Ah, vabbè, ma questi sono di Dubai. La bambina di 12 anni gli regalano il Lambert. Sì, praticamente è successo. È entrata una baby gang che voleva la macchina. E quindi dobbiamo ucciderli tutti. E la bambina, lo zio gli aveva regalato un mitra. E quindi ha cominciato a sparare. La poi sono morti tutti quanti. Quindi siamo solo per verificare i cadaveri. Apro! This way to Jenny. Jenny's, vedi, si chiama? Jenny's Park. Se ti perdi, chiama la sicurezza, dicono. Poi se vai sul tasto 5, c'è pure quello per spizzare sotto le porte. Ma sentimi una botta, ma a te pure si ferma quando ti punta? Cioè non puoi camminare in puntamento? No, a me cammina. Io buono! Vabbè dai, lascio tutto così, ma che me ne frega? Un uomo rassegnato. Miro con alta, ma... Cioè porta aperta! Hanno aperto una porta! L'ho visto! Spara la porta! L'hai visto? Funziona? Però potrebbe essere un civile per quando ne sappiamo. No, ho visto un... Ha aperto un'altra porta! Non sparare! Questo c'aveva l'MP5. Ok, allora abbiamo fatto bene a accopparlo. Chiuso la porta. guarda a me! Fermo! Why don't you get down on your knees instead? Mettiti. Oh, sapevo che eri armato. Ok, pulito. Stiamo facendo un buon lavoro. Io ancora vedo. Aspetta che sto mettendo in sicurezza. Apro porta. Sì, lo vedo proprio sicurissimo. Apro porta. C'è un... Boh. Dov'è? Ma come lo faccio a bloccare questo? Riesci a metterlo in sicurezza? Suspect is down. Io non lo posso fare perché a me si muove di conto. Ok, si è fermato. Vogliamo andare giù? Vai. Piano. Granata! Ma che sei coglione! Oh! Ma hai sparato tu? No. Che cosa è scoppiato? Perché sto rincoglionito? Ok, ho trovato un civile, credo. Ah, ah, ah! No! Porca troia. Vabbè, a sto punto... La festa della piccola Ellie diventerà un inferno. Porca puttana!
Esatto, ho detto un attimo. Ho capito, ma se devi fare tutta sta roba la puoi fare pure in velocità, no? Diamo uno sguardo da fuori, diamo. Ma i vetri si rompono. Vabbè, meglio che non lo conosco. No. Siamo stealth. Ok, guarda dove siamo. Ah, ok. Quindi, aspetta. Ho sbagliato tasto, mi sa che ci hanno detto. Hai urlato. Guardami le scale, per favore, io spizzo qua sotto. Allora, vedo, guardo la situazione. C'è un quadro di due che si ingroppano. Molto bello, una classica posizione del Kama Sutra. Devo essere... Una posizione meravigliosa. Non c'è. Apro. Ho sentito qualcuno che si lamentava, della vita proprio. Ok. Non... Sì, però se io sto a guarda sotto non vuoi aprirmi la porta così. Ho aperto piano piano, mica. Ho capito, ma se sto col tubo sotto, ma che. Ah, stavi col tubo. C'è un cazzo nessuno. Allora, fuori di qua no. Aspetta, fammi controllare qua dentro. Dammi un attimo, non apri la porta significa, Un ragazzino. Lo gambizzo? Lo arresto lo stesso. Non gli sparare, dobbiamo fare la missione. No, non gli voglio sparare. C'è il Rolex. Spara alla radio. La radio non si può distruggere, questo è un vecchio di gomma. Ma non ti sparare, ma se non stiamo sparando, perché ti sentono? Ma questa musica, questo bordello che sta a fare questo, secondo te ci sentono sparare? C'ho il silenziatore. Una porta aperta. Granata! Ma ci possono stare civili! Cazzo me ne frega, una flash. Non era una flash? Sì. Non mi sembrava. Sì. Guardo sotto la porta. Ma hanno fatto... Ma è tutto porno qua. Guarda, esatto. Sulle pareti è tutto porno. Cioè, no, porno, cioè ci sono le ragazze belle. E a destra sembra pulito. Qui sfondiamo la volta. Mi sono caccato sotto. Mi sono caccato sotto. Hands down! Senti. A chi tu stai? No, così. Qua c'è una porta. Io passerei da qua. Arrivo, sono dietro di te. Vai. Oh, c'è qualcuno. Merda. C'è un porno, avevo ragione. Aspetta che sto sanguinando. Piano. Bravo. No, la signora no. Vai giù. No, ho tirato la granata. Sei un coglione. Volevo premere la F, ho premuto la G. Signor, poteva succedere l'impossibile. Mannaggia Cristina D'Avena, oh! Hai fatto un macello, non ci vedo più. Ti ha sparato la signora? Cazzo, pensavo fosse quello che mi sparava. Attento, sta quello che ti spara, sta uscendo. Hai sparato la signora? Ma non dovevi sparare? Ma l'ho gambizzata per... Porto Rio! Tutti giù, chi è sparato? Perché hai sparato la bionda? Non lo so a chi cazzo ho sparato, ti dico la verità. No. Si morto. Non so che mi ha... Okay. Però fai cagare come poliziotto. Ma perché? Perché non devi sparare ai civili. Ma io ho sparato al civile perché mi stavano sparando. Senti, io ho visto che tu hai ammazzato la bionda e c'era una che passava lì per casa, non stava facendo nessuno. E faceva e tu comunque continuavi a azzeccarla in cose. Ti spiego, allora mi è arrivato un colpo, ok? Contestualmente ho visto i piedi dietro la statua, ho detto sta là. Ma non funziona puntare. Così. Erano i piedi della bionda. Devi essere più strategico su sto gioco. Porca troia. Preso. Mettilo in sicurezza. Suspect is deceased. Ok. Turn around, don't get up. Don't move. Okay. Stay put. Sto mettendo in sicurezza una pornostar. Ci metto 15 minuti e arrivo. Daniella Vol Video 223 2001. Porca troia, buttando avvicina le finestre. Sei morto. Non ho fatto manco tempo a affacciarmi in realtà.
Bene. Bene. L'ultima. Pronto? Vai. Sfonda. Ok. Abbiamo freddato. Porca puttana, ho guardato dappertutto. L'hai fatto secco? Sì, sì, morto. Oh, ma faccio giusto. A 18 alla Madonna! T'ha fatto secco? No. Però ho capito che la festeggiata ha solo 18 anni. Tu sei sopra? Orca troia! No, no, sto qua, sto qua. C'è uno sopra le scale, non so come segarlo perché è scappato. Fa questo. È riuscito sto porco 2, oh! Per guardare a te mi sono girato un attimo. Aspetta che devo fermare il sanguinamento. Ti vendicherò. Dai, fatti onore. C'ha la madosca. Comunque tu sei più resistente di me, non è possibile che... Ok, quindi... Ma non è pericoloso mettere i... gli ostaggi, mettergli un paio di fascette nelle mani così non scappa? Ma mi sa che fanno così. Se fossimo all'interno di una festa e non so, ci fosse un attacco terroristico, ci metterebbero le fascette. Sì, gli SWAT sì. Quante fascette si portano dietro mediamente gli SWAT? Arca troia. È uscito in Brefai. Vabbè raga, comunque ci dobbiamo tornare, dobbiamo diventare bravi su Ready or Not. Non lo so, un po' troppo burocratico. È divertente, potrebbe essere divertente. Più immediato. Alla prossima.